Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Bilancio 2023-2025, il Consiglio approva a maggioranza la seconda variazione. Chiusura del passaggio a livello a Santa Mama, Fratelli d'Italia e Lega attaccano. Mengo Music Fest ad Arezzo, tutto pronto per la 19ª edizione. Semaforo verde dal Consiglio regionale per la seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, agli interventi normativi collegati all'integrazione alla nota di aggiornamento al DEF 2023. Gli atti passano a maggioranza, Partito Democratico e Italia Viva, con il voto contrario dei gruppi di opposizione, Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto Italia Domani. Ad illustrarne in aula i contenuti il presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani. Una manovra che comporta per l'annualità in corso un aumento di risorse di quasi 40 milioni di euro e che per quanto riguarda la spesa in conto capitale vanno soprattutto ad incidere su due interventi importanti. Da una parte 15 milioni di euro sono quelli che vengono destinati dalla Regione Toscana per l'esercizio in via sostitutiva rispetto ai responsabili dell'intervento che deve essere realizzato sulla strada regionale 429, quella interessata dall'inchiesta del CEU. Quindi inizia un'importante attività di bonifica grazie a questo imponente stanziamento di risorse da parte della Regione. Così come vengono rimodulate le risorse per 12 milioni di euro che sono quelle relative alla bonifica dell'area Sin-Sir della provincia di Massa Carrara per consentire l'indizione della gara d'appalto integrato da parte di Sogesid. Dall'altra parte però sul fronte della spesa corrente ci sono tutta una serie di interventi importanti nel settore della cultura che vanno dalla valorizzazione della rete museale a quella delle reti documentari e fino ad arrivare anche a interventi più puntuali come ad esempio i 2 milioni che vengono destinati al Teatro della Pergola o il 1,5 milioni che viene destinato al Teatro Manzoni di Pistoia. Ci sono poi tutta una serie di interventi puntuali che riguardano la rete viaria, ad esempio la strada provinciale 4 nella provincia di Grosseto e tutta una serie di misure che vanno a sostegno degli enti locali, quindi in particolar modo dei comuni, per la realizzazione o il completamento di valori collegati a palestre, a scuole o ancora a luoghi della cultura. Una variazione di bilancio che si inserisce in un contesto di programmazione strategica della Regione per dare risposte soprattutto a due temi, il tema delle bonifiche sia per quanto riguarda l'anticipazione di risorse che la Regione deve mettere per provvedere, altrimenti le bonifiche vanno troppo a rilento se solo con risorse di chi è stato responsabile di quegli atti a partire dal CEU, e conseguentemente la Regione mette 10 milioni circa per poter procedere a bonificare, salvo poi rivalersi su chi ne è responsabile, e poi sull'area di Massa, perché a Carrara, a Massa, vi sono le necessità di bonifiche che possono consentire nuovi interventi industriali. Accanto alle bonifiche che coprono la gran parte delle risorse di questa variazione vi è la cultura, 10 milioni, che costituisce il modo per dare alla cultura diffusa, quella che poi viene sostenuta dai nostri comuni, le necessarie risorse, e soprattutto questo in una fase in cui durante l'estate noi dobbiamo unire l'attrazione turistica della Toscana alle iniziative culturali che ne possano valere come fattore di richiamo, proprio perché la nostra è la regione forse più ricercata tra le regioni italiane dai turisti che vengono dall'estero, e una serie di interventi puntuali. Uno dei capitoli principali contenuti nella seconda variazione di bilancio è la cultura. Questo è il commento della Presidente della Quinta Commissione, Cristina Giachi. Devo dire che è l'avvio del finanziamento della cultura che comunque ci consente di raggiungere e eguagliare l'anno passato quanto a tempistiche nell'erogazione dei fondi. Certo, vorremmo anticipare questi finanziamenti e vorremmo che fin dall'inizio il bilancio coprisse le spese della cultura. La parte del Leone la fanno la spesa corrente, circa 8 milioni, che consentiranno di dar seguito a tutti i bandi di finanziamento per le grandi partite aperte nella regione, il teatro, lo spettacolo, tutto il mondo associativo, gli enti.
troveranno soddisfazione e potranno avere tirare un respiro di sollievo, perché le loro attività sono coperte come li avevamo rassicurati fin dall'inizio dell'anno, ma adesso con le poste in bilancio diciamo che alla speranza si unisce la certezza di poter operare serenamente, sostenendo un sistema che, lo diciamo sempre, non è un sistema accessorio. Italia Viva sostiene questa manovra di bilancio perché rientra nelle linee guida che ci siamo dati rispetto al bilancio 2023, non ci sono aumenti di tasse, ci sono maggiori risorse invece soprattutto per gli impianti sportivi, per lo sviluppo, per il sociale e per la sanità, e soprattutto molti sostegni a favore di vari comuni della Toscana rispetto a degli interventi che da più volte avevamo sollecitato. Quindi una variazione di bilancio positiva che trova il nostro voto favorevole e un equilibrio finanziario che si consolida in un anno che non era scontato. Le difficoltà a inizio anno erano notevoli, tutti si ricorderanno la difficoltà nel costruire il bilancio di previsione. Il tempo ci sta dando ragione rispetto al fatto che non serviva un incremento delle tasse, ma che si potevano gestire in equilibrio i conti della finanza regionale. Su questo abbiamo approvato e sostenuto anche il DEF, e questo è un atto importante che precederà nelle prossime settimane anche la discussione in merito al piano regionale di sviluppo. I gruppi di opposizione spiegano i motivi del loro voto contrario. La regione Toscana è la regione che, a fronte di un'Italia che torna a crescere, che torna competitiva, che è il paese che più cresce in Europa, la Toscana è la regione italiana che cresce meno. È l'unica regione italiana che non ha ancora colmato i 4 punti di PIL persi con la pandemia. Tutte le altre regioni sono tornate in pari rispetto al 2019, la Toscana è l'unica regione attualmente in regressione. Attrarre nuovi fondi di investimento in Toscana è un qualcosa di fondamentale. Documento economico e finanziario di questa giunta, una pagina e mezzo dedicata. Turismo e commercio, non c'è una parola, una spesa per il turismo congressuale. Nei giorni in cui uno degli enti principali, degli enti fieristici principali della Toscana, Firenze Fiera, partecipato alla Regione Toscana, finisce su tutte le prime pagine dei giornali con un buco di bilancio da 26 milioni, con qualcuno che dice che è un ente ormai tecnicamente morto, tecnicamente fallito, con i soci che si rifiutano di mettere nuovo capitale in azienda, la Regione Toscana non spende una parola sul turismo congressuale. Quindi una giunta che governa una regione, che governa la regione che cresce meno in Italia, dove negli ultimi 10 anni abbiamo perso il 18% di imprenditoria giovanile, non spende una parola né per il turismo congressuale, né per il rilancio del commercio, né per l'attrattività in Toscana di fondi di investimento. È una giunta senza idee, è una giunta morta. Un DEF che non tocca il tema di Toscana Strade, un tema molto dibattuto negli ultimi mesi, che invece si trova all'interno di un piano regionale di sviluppo che andremo poi a discutere nella prossima seduta di Consiglio regionale. Non è ancora chiaro la finalità e la fine che farà Fidi Toscana, perché la Regione Toscana intende acquisire il 100% delle quote di SICI, però ci risulta che ci sia un'altra regione copartecipe delle quote, che è la Regione Umbria, che non sia in questo momento intenzionata a vendere. Non ci sono chiarezze per quanto riguarda appunto tutto quello che è il pacchetto delle partecipate, della progettazione e del futuro di una serie di attività che avranno appunto ripercussioni importanti su tutta la cittadinanza toscana. Però voglio anche evidenziare, da ex presidente della commissione di inchiesta sulla criminalità organizzata e appunto il CEU, che finalmente è arrivato una variazione di bilancio da 15 milioni che andrà appunto perlomeno a tutelare la salute ambientale e la salute e l'ambiente di alcuni territori che sono quelli della 429 e dei 2 siti di proprietà della ditta Le Rose. Quindi almeno su quello sembrerebbe iniziare un percorso di piano di caratterizzazione di opere di bonifica che noi chiedevamo da circa 1 anno e mezzo. Una variazione di bilancio di 40 milioni di euro, considerando che il bilancio complessivo della regione è sui 13 miliardi, naturalmente non poteva essere qualcosa di rilevante. In questo caso, come in altri, si tratta di una semplice spartizione di risorse, in alcuni casi anche non particolarmente eclatanti, per i vari comuni e soprattutto in iniziative che tra di loro non sono collegate e danno chiaramente l'idea di come la Regione Toscana, più volte l'abbiamo denunciato,
non abbia una visione per il futuro che non vada al di là delle tornate elettorali, anche dei comuni su cui va a dare contributi, non abbia appunto visione, non abbia una programmazione, non abbia monitoraggio di quello che è l'impiego delle risorse. Il problema più grande che stanno affrontando le famiglie adesso è il caro mutui, il caro affitti, tutte le questioni che riguardano l'energia, l'aumento dei prezzi e l'inflazione. La Regione Toscana, sia per le famiglie che per le imprese, non sta prevedendo niente, soltanto una riorganizzazione delle partecipate, perché riordino non se ne può parlare, che prevederà dei pedaggi in futuro sulla FIPLI, che prevederà che Fidi Toscana venga smantellata e adesso nessuno possa dare il sostegno alle imprese e al microcredito che dava precedentemente, e altre iniziative che però non sono neanche salvifiche per quegli enti, penso alle Terme di Montecatini, che invece le attendono da tempo. È una variazione di bilancio che non sposta lo schema a cui siamo abituati ormai da 2 anni e mezzo, uno schema che vede interventi totalmente disomogenei, uno schema che interviene a sostenere per la gran parte anche investimenti sugli enti locali, cosa che non contestiamo tanto nel merito, perché sappiamo bene le difficoltà dei comuni, soprattutto di questi tempi, e naturalmente questo pone anche un interrogativo su come strategicamente si vogliono sostenere i comuni in modo globale e completo, perché ciò che emerge invece da questo tipo di impostazione su questi atti è che sostanzialmente ci sia una sostanziale disorganicità anche nel sostegno alle amministrazioni comunali. Ne abbiamo avuto un esempio oggi su 2 interventi in particolare. Non mi spiego ancora come mai non si sia stati in grado di trovare delle risorse per un asilo nido che nel piccolissimo comune di Londa, pur parlando di aree interne di Toscana diffusa, che è un asilo nido al quale mancano circa 200.000 euro per essere messo a norma sull'antisismica. Così come non mi spiego come su un'opera importante come quella che è il secondo ponte sul Resco nella zona del comune di Reggello non si sia in grado, non si sia voluto in qualche modo mettere a disposizione delle risorse ulteriori per sbloccare quel progetto. Sono tutti interventi che riguardano le comunità, che riguardano i comuni, sui quali i cittadini pongono l'attenzione perché, riguardano la vivibilità di quei comuni. La chiusura del passaggio a livello di Santa Mama, piccola frazione del comune di Subbiano, in provincia di Arezzo, arriva in aula con un'interrogazione del consigliere di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri all'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli. Per Baccelli la presa di posizione di Fratelli d'Italia, alla quale ha fatto eco anche quella del consigliere Marco Casucci della Lega, non si cura del problema complesso dell'eliminazione del passaggio a livello. La questione, evidenzia l'assessore, è stata approfondita fin dal primo momento dai progettisti ed è sempre stata al centro dell'attenzione. Questo il commento di Veneri e Casucci, che domandano se sia stato fatto uno studio di fattibilità. Ci sembra una strada un po' troppo veloce e troppo facile, quella che ha preso la Regione di chiudere quel passaggio a livello e quindi di far sì che il paese sia servito da un'unica direzione, sia in ingresso che in uscita dalla strada. Però dobbiamo ricordare che questo paese è a stretto fra il fiume Arno, che fa una curva, nel lato sinistro, e nel lato destro c'è la strada e la ferrovia. Se succede qualsiasi tipo di calamità o evento naturale, quindi che l'Arno esonda o che c'è un incendio o un terremoto, lì è impossibile che i soccorsi possano raggiungere le abitazioni. Questa è una frazione che coinvolge circa 100 persone e secondo me e secondo noi non è il caso di fare una trappola per topi. Dobbiamo a tutti i costi cercare di fare un progetto di fattibilità per poter dotare questo passaggio a livello degli adeguati sistemi di sicurezza. Siamo dalla parte dei cittadini di Santa Mama e non possiamo tacere di fronte a un rimpallo di responsabilità tra amministrazione regionale e amministrazione comunale, peraltro dello stesso colore. Non è sicuramente una bella pagina e lo diciamo proprio con chiarezza, queste cose non ci piacciono e dobbiamo trovare una soluzione sicuramente per tutti, perché il tema della sicurezza è veramente determinante, ma anche per gli abitanti di quella frazione che rischiano di essere chiusi in una situazione che potrebbe essere pericolosa. Tutto pronto ad Arezzo per la 19ª edizione del Mengo Music Fest. Dal 4 al 9 luglio torna la grande musica al Parco Il Prato di Arezzo, 6 giorni con i migliori artisti della scena. L'iniziativa è stata presentata in Consiglio regionale. L'evento è realizzato con il patrocinio della Regione Toscana e del Consiglio regionale. Una trasversalità di artisti del panorama musicale italiano, dai giovani emergenti che hanno fatto benissimo a Sanremo, quindi dai Collazio a Rosa Chemical,
ai grandi nomi invece come Alan Sorrenti, Planet Funk, Salmo, Coma Cose, Baustelle, una carrellata di 6 giorni con tantissimi concerti, tantissimi appuntamenti, lo spazio anche per i talk pomeridiani, ospiti sul cinema e un po' tutta la città coinvolta nella manifestazione. Nei prossimi giorni Arezzo sarà la capitale della musica toscana. Per l'ennesima volta, un'altra edizione davvero molto bella, ospiti di prestigio nazionale. Tante ragazze e tanti ragazzi vivranno bella musica, dal rap al folk, al rock, la possibilità di poter gustare musica differente, di poter vivere la bellezza di Arezzo. Arezzo è arte e cultura, ma in questi giorni sarà anche musica. Rientra nel filone della valorizzazione delle manifestazioni. Ora, in questo caso per me è anche un po' un conflitto di interesse emotivo, perché ricordo un Paco Mengozzi giovanissimo nel 2006, quindi era piccolissimo, che venne, io ero assessore alle politiche giovanili del Comune di Arezzo, venne a chiedere un piccolo contributo. Da quel momento l'esplosione di questa manifestazione, di questi ragazzi che da Arezzo si sono affacciati al panorama musicale nazionale e internazionale. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per averci seguito. Cronache e Commenti torna la prossima settimana.